La sfida che avevo era di rimettermi in gioco con una professione che avevo deciso di interrompere e quindi vedere se ero ancora in grado di saper fare il mio vecchio mestiere che avevo un po' abbandonato per motivi personali. Ho trovato tanta, tanta energia, ma soprattutto tante, tante idee che a me servivano, cioè idee pratiche per poter riprendere un'attività. In modo cioè, imparando delle nuove strategie, imparando a gestirmi un sito da sola, imparando a gestirmi una pagina Facebook da sola, imparando come creare e come scrivere dei contenuti interessanti per la mia tribù. Quindi mi è servito proprio per imparare cose nuove. Mi piace di più, allora, il fatto che ci siano parecchie, che siano quasi tutte donne, e quindi una specie di sorellanza. E poi il fatto di essere tutte accomunate comunque dalla voglia di crescere un proprio business e non solo un proprio business, ma una crescita proprio personale. C'ho tanti obiettivi perché da che ho cominciato io sono partita da non avere un sito, non avere una pagina, ad avere un sito con un blog, ad avere un piccolo seguito sulla mia pagina Facebook, ad avere degli iscritti alla mia newsletter. E quindi ad acquisire molta più fiducia in me stessa e di conseguenza nella mia professione. Quindi cercare di non fare tutto da sola sempre, ma cercare anche persone che potessero integrarmi nel mio lavoro. Un'altra cosa è differenziare il mio lavoro, perché non posso pensare di, diciamo, avere solo l'attività del mio studio, perché è una parte, ma devo in qualche modo anche uscire dal mio studio, uscire dalla mia zona di comfort, farmi conoscere non solo come professionista, ma anche come persona, in modo da instaurare quella relazione del terzo tipo in cui ci fa una testa così, Cecilia. Per me è molto, proprio per me è una persona di esempio, perché è una persona molto giovane, almeno rispetto a me, e il fatto che ce l'abbia fatta a creare questi movimenti proprio di energia è una cosa che mi stimola a dire cavolo, ce la posso fare anch'io, cioè, e quindi di trovare nuove strategie, nuovi percorsi, nuovi viaggi, nuove cose da affrontare.